Novara, ridente capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte, seconda per popolazione. Essa si dirama con le sue risaie fino al Ticino, fiume che la separa dalla Lombardia. La città fu fondata intorno all'89 a.C. come colonia latina e deve il suo nome al latino Novaria, che significa nuova terra. Evidente traccia di tale periodo è la planimetria della città. I cambiamenti politici ed epocali avvenuti nel corso dei secoli sono visibili dai vari elementi architettonici. Partendo dai resti romani del centro storico, passando per Casa della Porta e Casa dei Rigoni, in stile gotico. Casa dei Fiorentini, in stile Liberty, con balconcini pieni di ornamenti presenti anche in Casa Quaroni. Fino a strutture più recenti, come esempio il Palazzo Renzo Piano, situato a Santa Gabbio e costruito tra il 1985 e il 1987. Inizialmente fu pensato come sede per l'Istituto Sperimentale Metalli Leggeri, oggi appartiene alla provincia ed è sede della Fondazione Novara Sviluppo. Il complesso è costituito da due edifici, il primo lungo la strada, di tre piani. La struttura ha inoltre parte del profilo in alluminio e in parte in vetro, mentre il secondo edificio è un'officina. Tra le varie opere architettoniche, le più importanti sul fronte religioso furono la cupola di San Gaudenzio e il Duomo di Novara. La cupola è uno dei luoghi più caratteristici della città. È stata costruita tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento e successivamente riprogettata da Alessandro Antonelli, lo stesso che progettò la Mole Antonelliana a Torino, raggiungendo, grazie al suo pinnacolo, i 121 metri d'altezza. Anche il Duomo di Novara fu progettato da Alessandro Antonelli in stile neoclassico sulla preesistente cattedrale romanica che è ancora possibile scorgere nella parte inferiore del campanile, nel chiostro della canonica e nell'oratorio di San Siro. Antonelli, inoltre, si occupò della costruzione di alcune case patronali, in particolare Casa Bossi.
mentre per quanto riguarda il centro della vita politica dell'antica città è rappresentato dal Broletto, un cortile al centro di un quadrilatero composto dai quattro palazzi storici di diverse epoche e di diversi stili: il Palazzo del Comune a nord, il Palazzo dei Paratici a ovest, il Palazzo del Podestà a sud, il Palazzo dei Referendari ad est. Esso inizialmente nacque come centro della vita politica della città, diventò successivamente sede delle carceri, poi delle corporazioni artigiane, mentre oggi è luogo dei musei civici con collezioni di arte e reperti archeologici. Un altro luogo che nel tempo è stato importante per la vita dei cittadini novaresi è il Teatro Coccia, situato al lato di Piazza Puccini. Nato sulle spoglie del settecentesco Teatro Morelli, fu inaugurato nel 1888 e dedicato a Carlo Coccia, ha ospitato personaggi illustri come direttori d'orchestra Arturo Toscanini e Guido Cantelli. Inoltre, in anni più recenti, il programma Bravo Bravissimo, condotto da Mike Buongiorno. Piazza delle Erbe. Una volta piazza del mercato cittadino, in essa era presente il centro perfetto della città, indicato attraverso una piastrella triangolare sulla pavimentazione della piazza. Da qui si intravede la Torre dell'Orologio, un edificio di origine medievale situata in piazza Giacomo Matteotti, caratterizzata da Palazzo Natta Isola, sede della prefettura. Essa si affaccia su Palazzo Cambrino, nato come palazzo nobiliare in stile barocco della famiglia Cambrino e oggi sede degli uffici amministrativi del comune. Nella via parallela vi è la Biblioteca Negroni, è la seconda biblioteca civica del Piemonte, in cui ogni anno si tiene la settimana novarese della lettura, che ha il fine ultimo di porre l'attenzione attraverso temi e personaggi trattati da varie angolature: cinema, teatro, arte e letteratura. Piazza Martiri della Libertà è la piazza più grande del capoluogo piemontese, su cui si affaccia il Teatro Coccia e il Castello Visconti Sforzesco, che in epoca passata era più vasto. Oggi circondato dall'Allea, uno dei più grandi giardini pubblici del comune. Al centro della piazza è situata la statua a cavallo di Vittorio Emanuele II, che fu incoronato per l'appunto Novara. Rivolto verso Palazzo del Mercato, è un edificio a pianta quadrata circondato da un loggiato su tutti i lati, pure se la facciata principale è sul lato opposto di Piazza Martiri, ovvero Corso Italia. In esso sono presenti due rampe di scale ed un frontone decorato. Oggi è sede della Borsa dell'Agricoltura, pure se nacque come sede del Foro per la contrazione dei grani. Da sotto i portici è possibile vedere la barriera albertina, la porta d'ingresso della città, realizzata abbattendo l'antico torrione d'ingresso. È costituita da due edifici neoclassici identici di forma quadrangolare, ad un solo piano con sei colonne gotiche sovrastate da un timpano. Posti simmetricamente uno dinanzi all'altro, avevano lo scopo di essere sede della Guardia e del Dazio. We'll be right back.